200 like, invito uno di questi a fare un video qui. Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Il nostro fratello Tiger non c'è. Ah, eccoti, dove eri? Oggi siamo qui per parlare di Denis Dosio. Voi sapete chi è Denis Dosio? Quello lì che era nato con un peluche, si copriva il pene. Esattamente, quel deficiente lì. Parliamo di lui oggi. Mamma, tu conosci Denis Dosio? Non sa chi sia e mi sa che è l'unica che si è salvata, perché Denis Dosio è veramente... Era andata da Barbara. È assurdo. È andato da Barbara D'Urso, sta facendo il giro del web incredibilmente. C'ha mezzo milione di follower, che... mezzo milione di persone che lo seguono. Vabbè, oggi vi farò vedere perché è famoso, quali sono i suoi video più famosi. Dico soltanto che da me sta letteralmente diluviando, ma proprio che si sente la pioggia sbattere sul tetto. Mi stavo per andare a guardare Netflix, ma poi mi è sorto un dubbio. Ma questa ferma della chi? Non è un po' troppo grande per una sola persona? Cioè, avete sentito? Sì, sì. Cioè, sta guardando Netflix, piove e guarda caso la pioggia che batte proprio. Un poeta. D'Annunzio, levati. Cioè, è una sponsor riuscita male, vero? Sai cos'è una sponsor? Benissimo. Comunque ragazzi, se sentite che c'è casino è perché dietro alla fotocamera sta succedendo il bordello. Perché c'è mia sorella. Cioè, mia sorella che rompe. Andiamo al prossimo video, perché Denis Dosio è bravo. Cioè, tu cosa gli chiederesti? Ma sei scemo o mangi sassi? Allora, credo... Oddio, che domanda, non so cosa rispondere. Non lo so. Non lo sa neanche lui. Alla fine comunque ci è arrivato, ci è andato veramente da Barbara D'Urso per due volte. E alla seconda volta ha fatto... figura. So che vai pazza per il pesce. Cioè, io non lo so. E dire che c'è gente che lo copia ed è peggio di lui. Cioè, nel senso, le altre persone che lo copiano ti fanno rivalutare il vero Denis Dosio. È veramente una cosa molto molto ambigua. È stupido. Poi ridi da solo. Va bene, ridiamo tutti. Però c'è uno più storto di lui. Si chiama Ilias Maluma. Tutti questi che vi sto facendo vedere, solo uno è veramente brasiliano, cioè Dosio. Comunque, Dosio, tu che mi stai guardando, abiti pure vicino a Bologna. Se ti va di fare un video insieme, cioè, nel senso, ti invito sul mio canale. Hai capito, mamma, è marketing. Vi faccio vedere Ilias Maluma, che è un altro stortissimo. Io non resisto più. Non voglio altro che sbatterti al cancello. E fotterti pesantemente. Ma che cosa non resiste più? Non ho capito. Ma perché? Lui è un rimorchiatore seriale, capito? Lui pensa di essere bello, ma è bruttissimo. Cioè, ma lui fa queste cose. È fissato con i cancelli poi. Che schifo. È fissato con i cancelli. Scusa, faccio un cancello. Vai da cancello. Ma poi tutti recitano come faceva Denis Dosio, no? Denis Dosio almeno ci riusciva più o meno. Più o meno. Sì, li sentono tutti. Ragazzi, mia madre pensa che tipo il microfono prenda solo noi. Cioè, nel senso, è immune alla sua voce. E la sua voce non si senta da nessuno. Invece si sente. Io non faccio mai un cancello. Però tu sai guidare suo padre. Sappiamo che Denis Dosio è tipo un recitatore incredibile. È veramente forte. È quello che cerca di far pensare alla gente. Ti addosso e trascinarti in una di queste aule per baciare ogni singolo centimetro del tuo corpo. E vorrei che chi ci sentisse. Ma che ti sei mangiato un motorino imbecille? E poi c'è Erpaina che è tipo assurdo. È tipo un fenomeno indiscusso. Sto parlando io, ma mi fai parlare me. Brutto deficio. Ma che cazzo? Dai. Ma sei su serio? Allo? Spero non ti risponda, così sei costretta a chattare. Metti giù. Non risponde, non richiamare. No, perché no. Cioè, non si sente la mia voce. Lascia, una chiamata poco importante. Ma... per favore, state zitti tutti. Allora, dopo l'educazione alla finezza, che già avevo menzionato minimo 40 volte, ve ne dico altre. Allora, la gelosia, che già la sapete in parte, e le ragazze per malose. Cioè, io per le ragazze per malose vado letteralmente pazzo. E poi non le sbatto e faccio, ehi, baby. Però già lui contro la tapparella. Sì, lui contro la tapparella. Che cavolo fai contro la tapparella? Faccio la tapparella, Così è bello, così stai bene. Però è valutato meglio rispetto a sto qua, Maluma qui. Maluma ribatte così alla tapparella di Dosio, ribatte così. Vediamo.
E poi sorride che c'ha tre denti. Non credo più nel genere umano, non ci posso vedere una cosa strana. Batter la cancello, cavolo. Lui ha tutti questi cromosomi più, no? Però ho visto anche di peggio, cioè, perché poi arriva lui. A me non sembra del Brasile questo qua, mi sembra più pakistano. È vero. Però guardiamo. Ci credo, se ne ha neanche l'addominale. Ah, sei tu che non lo vedi. Stanno crescendo come funghi, cioè. Però nessuno ha le doti le doti di recitazione di Don Maurizio. Chi è Don Maurizio? Questo tizio avrà la mia età. Cioè è in... Non lo so. Mucho contrao Chiquita. Chiquita è bien e ne sbattono il cancello tumore. Lui addirittura in un'altra lingua. Cancello tumore. Non lo so. Il tumore che ti darà un pugno in faccia. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien de télécommand. Télécommand, je ne peux pas le qui. Oui, ne non fonctionne. Mamma, tuo tizio ha detto telecomando non funziona, telecomando LGP e lei non funziona. Gli ha detto come si dice il telecomando, sbatti il telecomando che non funziona. E ha detto telecomando LGP, telecomando non funziona. Ha detto che è francese. Ha detto je vais dire VG, telecomando le palici se funziona. Non capisco, mamma, tu che telecomando? Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien de telecomando, je ne vais pas le oui. Quindi non funziona. Mi ha detto che è francese, alcune parole. Poi tutto il resto è l'invisibile per le funzioni. Vi ricollego le cuffie, dimmi se funziona. Questa è la prima parte. Sì, ne farò una seconda. Papà. Ciao. 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 Anche nel fondo. Ma sarà indiano, non è brasiliano. Non ho capito sta cosa che mo tutti mettono la bandiera brasiliana. Fratelli di Brasile, siamo morti. Questo video è bellissimo. 100 pezzi da 100 nel mio borsello con la mia tipa letta. Tengo il borsello in centro tutto Kent. Col mio borsello ci starebbe anche un ferro nel mio borsello. Leo con i pantaloni abbassati. Io vi posso dire che cioè, è incredibile quel culo peloso. Dale lento, metele violento. Te puse reggaeton pa' che me baga ese cuerpo. Metele hasta abajo, está duro ese movimiento. Ma sì, ma balla meglio di Denis Dosio. Perché io vi ricordo che Denis Dosio ballava in un modo abbastanza amico. Ho detto come ballavo. Ok, eccoci alla prima lezione di ballo. La prima mossa da fare è questa qua. Vai. Ma sembra che tagli del kebab. Ma cosa stai facendo? Come se ti dicesse adesso prendi, inchiappettati l'aria. Oh madonna, l'ha fatto. Oh bamba. È vero. Mamma. Così non è un ballo, sembra che stai tagliando un calamaro. Tu adesso spieghi a tutti come si taglia un calamaro. Così. Taglia calamaro. Quindi mi ammazzo. Comunque ragazzi, voi vi vedreste in futuro su Instagram a fare e ci faccio belle piscine del telecomando. No. Tu? Perché vi ammazzo tutti. Il più stupido di tutti qua. Non noi tre, quelli che abbiamo guardato. Quello ciccione che si è disegnato nelle chiappe. Però il migliore tra tutti quelli è Milos. Ragazzi, 200 like. Invito uno di questi a fare un video qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Seguitemi su Instagram. Spero che mi devono seguire su Instagram. Se non mi seguite su Instagram siete degli stupidi idioti. Poi che mi chiedete perché non faccio video su YouTube e mi seguite solo qui su YouTube, vi dico che ogni settimana esce un video su Instagram. I video su Instagram sono veramente belli, quindi io se fossi voi inizierei a seguirmi lì. Tigerofficial_basso, link in descrizione. Iscrivetevi che siamo quasi a 7k qui su YouTube. Siamo anche quasi a 7k su Instagram. Tutto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bella.